Buongiorno a tutti, oggi parliamo di come conservare i colori, sia quelli acrilici che quelli a olio. Io utilizzo diversi metodi di conservazione di questi colori. La conservazione serve soprattutto quando impastiamo parecchio colore ed è un peccato buttarlo nella spazzatura e magari non sappiamo come fare. Io utilizzo diversi metodi che condividerò con voi. Iniziamo dai colori acrilici in tavolozza. Io come tavolozza utilizzo il vetro. Vetro che trovo anche per strada, poi lo taglio con il tagliavetro e lo utilizzo come tavolozza. Vi rimando ad un filmato che ho girato un pochettino di tempo addietro proprio per questo scopo. E ci sentiamo dopo. Per quanto riguarda gli acrilici, io li conservo dopo averli impastati con per mezzo di una pellicola, una bellissima pellicola che si acquista nei negozi specializzati per cucina. La metto sui colori per non questo mentre sto lavorando, e se invece devo mancare mezza giornata, una giornata o anche di più, utilizzo questo metodo. Prendo delle pezze assorbenti, quelle che vengono utilizzate in cucina normalmente quando non sono più in grado di assolvere la loro funzione, li metto sull'acrilico sempre con la pellicola messa sopra, metto queste pezze, diciamo, messe così, dopodiché prendo una spugna piena intrisa di acqua, vedete, c'è acqua, intrisa di acqua, e la metto qua sopra come serbatoio. Anche se è più grande la spugna è meglio. Lasciando questa spugna con l'acqua, con uno spruzzino magari mettiamo dell'acqua sopra, fin quando queste diciamo stracci non si asciugano, il colore di sotto vi rimane intatto, quindi lo potete tenere anche diversi giorni. L'unica cosa a cui vi chiedo di stare attenti è di succede questo, che i colori soprattutto negli acrilici si separano, quindi dovete rimischiarli, ma tolto questo, diciamo, non ci sono controindicazioni di sorta. Per quanto riguarda le grosse quantità di colore, sempre parlando di colori acrilici, io utilizzo miscelare i colori in bicchierini del caffè, quelli, diciamo, che si comprano al supermercato per pochissimo prezzo. E, dopodiché utilizzo come coperchio un tovagliolino, quelli tovagliolini da tavola proprio, quelli comodissimi, a cui vado a spruzzare dell'acqua con uno spruzzino sopra e diventa poi così. Lo utilizzo come copertura per mantenere l'umidità di questa copertura. Utilizzo della plastica, la pellicola che si utilizza in cucina, e un elastico per sigillare. In questo modo il colore si mantiene per diversi mesi, e se mantenete umida il coperchietto con il tovagliolino, anche le pareti non asciugheranno. Io ho utilizzato questo colore anche a distanza di un anno, parlando sempre di colori acrilici. Ovviamente potete utilizzare anche dei vasetti vuoti, nel momento in cui si esauriscono non li buttate e li potete utilizzare come contenitori. Per i colori d'olio il discorso è diverso. Io il metodo migliore che ho utilizzato per la conservazione dei colori nella tavolozza è quello di immergerli nell'acqua. Può sembrare un controsenso, però vi garantisco che l'acqua, una volta che viene scolata e tamponata con un tovagliolino, quindi asciugando la tavolozza, magari mettete a scolare la tavolozza nel momento in cui venite all'interno dello studio, in modo tale che la trovate già asciutta poi quando la dovete utilizzare. E questo metodo
negli anni si è risultato il migliore. E ovviamente si taglia la tavolozza, il vetro, il legno, secondo quello che utilizzate, secondo la grandezza del contenitore. Ne ho un altro che è più grande per utilizzarlo per tavolozze che sono più grandi. Dopodiché poi si copre e rimane quasi inalterato. In questo modo conservo il colore anche per un anno, non mi ha dato problemi. L'importante è che non asciughi l'acqua. Per grosse quantità utilizzo dei contenitori nei quali metto il colore e sempre l'acqua come sigillante. Nel momento in cui mi dovesse servire butto l'acqua e tampono sempre con un tovagliolino la parte superiore dell'acqua e posso riutilizzarlo. Questo metodo mi consente di utilizzare il colore anche per periodi superiori ad un anno. Si rende necessario e importante per tutte quelle che sono le tinte miscelate. Non avete il bisogno di ricrearle da capo. Un altro metodo è quello dell'utilizzo della pellicola da cucina. Per mezzo di una spatola impasto un pochettino di colore in più, lo pongo al centro della pellicola, lo richiudo su se stesso per ottenere questo genere di caramelline che possono essere utilizzate successivamente. Questo metodo lo utilizzo per l'immediato, si mantiene per circa 2 mesi. Per chiudere la pellicola potete utilizzare o degli elastichini comunissimi oppure gli stringenti che vengono utilizzati nei sacchettini per congelare, che generalmente non vengono mai utilizzati, vengono addirittura buttati. Questo metodo è molto utile per non ricercare le tinte. Come vedete lo utilizzo anche per piccolissime quantità. Nel prossimo video vedremo come montare su un telaio una tela. Me lo dai il pennello? Ok, ciao da me e da Leon.